L'archeologa e sociologa Özgen Kolasin ha presentato il suo nuovo lavoro, L'identità moderna e le sue origini, uno studio che può essere definito di sociologia della storia e delle forme simboliche e che interpreta la contemporaneità partendo dal mito di Pan e dagli archetipi antichi. L'autrice con questo libro vuole fornire una prospettiva cognitiva, un modo di guardare attraverso le cose nel momento in cui le cose sfumano nelle altre, in cui i contrari si attraggono e si comprendono. Pan si manifesta con più forza nei momenti di crisi e di contraddizione e Kolasin si domanda se forse oggi non stiamo vivendo in un mondo di crisi e di contraddizioni. Alla presentazione del libro all'Università per Stranieri di Perugia hanno partecipato insieme all'autrice il procuratore generale della Repubblica a Perugia Fausto Cardella e i professori Fabrizio Fornari, Donato Lo Scalzo e Giovanni Occhionero. Questo libro, prima di tutto dovrei dire che non svolge un'indagine religiosa sulle mitologie come potrebbe sembrare. Non è un libro rivolto al pensiero antico, al passato, ma è un libro che proprio attraverso delle condizioni che ci coinvolgono sin dal passato vuole interpretare il presente. Potrei anche affermare che per me forse ci sono riuscita, forse no. Questo libro è un lavoro che propone una sociologia delle forme simboliche. La mitologia, infatti, come io la utilizzo, è la produzione di simboli che dobbiamo indagare se vogliamo veramente comprendere il significato profondo della nostra vita associata. Ed è proprio a tale scopo che mi sono concentrata sulla figura di Pan, usandolo come filo conduttore, direi quasi come metodo. È un testo fondamentale perché parte da un mito antichissimo, come ci ha insegnato altre volte Özgen in questo suo campo di ricerca, e però percorre tutta la storia dell'umanità, ma soprattutto la contemporaneità. Pan rappresenta l'elemento irrazionale che c'è nell'uomo e quindi è molto utile per capire i problemi sociologici e psicologici dell'età contemporanea. È un testo che ci pone delle domande e ci fa riflettere sulla nostra contemporaneità. Una contemporaneità che, come nelle opere di Özgen spesso ritorna, non può prescindere dall'antichità, dai suoi miti, dai suoi simboli. Indubbiamente, noi possiamo pensare in maniera paradigmatica che il presente possa spiegarsi con se stesso, assolutamente impossibile. Si fa ricorso all'antichità, come hanno detto altri illustri studiosi, quando si vuole trovare una chiave nuova per interpretare il presente, e questo libro lo dimostra pienamente. Un punto di vista interessante. Un punto di vista molto interessante, direi, per esprimermi con un linguaggio che mi è congeniale, un'indagine su chi siamo, da dove veniamo e possibilmente per cercare di capire dove andiamo. E certo, sono le grandi domande alle quali l'autrice dà un'interpretazione, diciamo, delle possibili risposte. Ne viene fuori un'opera molto interessante e godibile.